Ciao a tutti e bentornati al mio canale Agnese Mad. In questo video vi farò vedere come io realizzo le iridi in pasta sintetica per la creazione di occhietti. Innanzitutto ho preparato delle sfoglie di pasta sintetica con la macchina stendipasta regolata ad una misura grossa o intermedia, scegliendo i colori in gradazione tra il grigio chiaro, l'azzurro e il verde più scuro, e servirà della pasta sintetica nera per la pupilla. Da queste sfoglie andrò a tagliare delle striscioline e, partendo dalla più chiara, inizierò a posizionarle l'una sull'altra senza sovrapporle completamente, ma sviluppando il lavoro in lunghezza. Posizionerò invece le striscioline di colore uguale, mantenendole più o meno nella stessa posizione di quelle sottostanti. Continuerò il lavoro ponendo le strisce una sopra l'altra, sempre con il colore più chiaro, in questo caso sulla sinistra, e i colori intermedi al centro e le strisce di colore più scuro sulla destra. Quando avremo finito le striscioline dovremo ottenere un panetto come questo, con la gradazione di colore dal più chiaro al più scuro. Come avete potuto vedere, ho eliminato con il coltello gli eccessi laterali e inizieremo quindi la compressione per formare una canna a sezione quadrata. Anche in questo caso andremo ad eliminare le estremità finché vedremo comparire tutti i colori che abbiamo usato. Andremo a dividerla poi in 8 parti, quindi prima a metà, poi alla metà della metà e ancora in ottavi. Queste sezioni le andremo a girare e le porremo una accanto all'altra. Faremo sì che aderiscano bene l'una all'altra e potremo andare a curvarle in modo da formare il cerchio dell'iride. Una matita o qualsiasi attrezzo a sezione cilindrica andremo a livellare il foro per la pupilla in modo che risulti perfettamente rotondo. E al centro andremo a posizionare la pasta sintetica nera. Per questo lavoro desidero che la pupilla abbia un punto di luce. Vado quindi a preparare un sottile bastoncino di pasta sintetica bianca e questo lo vado a ricoprire con sfoglia di pasta sintetica nera passata nella macchina stendipasta. Questo punto luce non lo voglio al centro della pupilla, perciò dopo alcuni giri di pasta sintetica nera attorno al bianco proseguo applicandola a fisarmonica, come vedete, in modo da decentrare il bianco. Riduco la canna alle dimensioni esatte per porla al centro dell'iride, dopo aver eliminato un'estremità, la posiziono nel foro, taglio anche l'altro eccesso e posso iniziare a ridurre l'iride premendo dal centro verso l'esterno.
Intorno applico ancora una sfoglia di pasta sintetica scura per contornare l'iride e dare un buon contrasto. Poi continuo a ridurre. Elimino le estremità e vado a vedere il risultato facendo un taglio al centro. Come forse già sapete, io lavoro spesso in piccolo, per cui ho ridotto di molto la canna e con una sezione di iride vado a formare gli occhi. Posso applicare l'iride ad una pallina di colore misto tra bianco e trasparente e vado a rotolare la pallina tra i polpastrelli in modo da eliminare il dislivello tra l'iride e il bianco. Posso anche aiutarmi con lo strumento da embossing. In alternativa posso andare a ricoprire direttamente l'iride con una striscia di pasta sintetica bianca. Ho creato così una nuova canna con il bianco dell'occhio. Anche qui, dopo aver compattato e ridotto, posso tagliare una sezione sottile e applicarla ad una pallina dello stesso bianco. Ecco qui alcuni esempi di altre iridi che avevo preparato. Su questo occhietto ho premuto l'iride verso l'interno in modo da poter comodamente porre una goccia di fimo liquido subito prima della cottura. Gli occhietti possono servire per svariate creazioni come queste mie che state vedendo. Adesso non mi resta che salutarvi e augurarvi buon lavoro e buon divertimento. Ciao a tutti da Agnese!